che è iniziato nel 1979 con il mitico Mémé Perdini. Come no, certo. Puoi dirmi brevemente così ma questo guarda, anche teatrale? Tu provieni dal Biella, sì, sei piemontese. Da Biella, sì. Ero venuto qua a Roma, insomma, come tutti, come tanti ragazzi vogliono fare, in realtà non volevo proprio fare l'attore. Ero venuto a Roma per cercare un'identità, insomma, vabbè, adesso per farla breve. Mm-hmm. E poi ho fatto una scuola di recitazione e anche lì è stato casuale perché stavo a casa di amici e ha chiamato Mémé Perdini, ha chiamato questo scenografo, non scenografo, uno che procurava, vabbè, adesso non mi ricordo più esattamente cosa faceva lui per Mémé, e dice guarda, Mémé probabilmente gli ha detto al telefono devo ricominciare, riprendere Risveglio di Primavera per una tournée in Europa, no? Mm-hmm. E dice mi manca un ragazzo che era Gianni Rilov, e allora questa persona gli dice beh c'è qua un ragazzo, un giovane attore che sta studiando, se vuoi farlo, se vuoi vederlo per fare un provino, e andai a fare il provino e mi prese e mm-hmm. fece questa bellissima tournée, faceva una tournée bellissima tutta Europa, perché andammo al festival di Amburgo, festival europeo del teatro d'Amburgo, e il testo che era Risveglio Primavera di Wedekind, che è come mm-hmm. dire un pirandello italiano, mm-hmm. ebbe un successo enorme. E di Mémé perché quella era l'avanguardia, cioè era gli ultimi anni dell'avanguardia, cioè la sì, rottura sì. che aveva fatto col teatro era classico. Quel colpo di coda, diciamo, a fine 70. Eravamo già in periodo di, insomma, di restaurazione, di riflusso. Di riflusso, sì, esatto. Sono un periodo di riflusso, però era uno degli spettacoli di più grande successo che Mémé aveva fatto. Ed era uno spettacolo veramente onirico, bellissimo. Cioè, mi ricordo, il protagonista era Victor Cavallo. Ah, mitico Victor. Victor anche lui Victor... morto prematuramente. Sì, poverino. Lui era il protagonista, io facevo questo Gianni Rilov, uno degli amici, perché una storia di ragazzi, di adolescenti, che insomma si confrontano e con l'autorità della famiglia, della scuola, e con le prime pulsioni erotiche. Mm-hmm. E quindi si chiama Risveglio Primavera, no? Proprio in questo senso qua. E fu una delle più belle, in realtà era la mia prima esperienza teatrale, però fu un'esperienza bellissima, perché era un modo di vedere quegli anni, era un modo di vedere l'arte, ma non forse non solo l'arte, ma tutta la vita. Cioè, se tu sbagliavi, ricominciavi. Era un errore. Cioè, nessuno ci faceva molto caso. Oggi, se tu sbagli, io ho una figlia di 23 anni, no? Mm-hmm. E ti dico anche io, quando sbagliano, pensano che sia un fallimento. Mm-hmm. Invece è solo un errore. Certo. Tutti facciamo errori, no? Sì, sì, sì. Invece oggi, dato che l'attenzione è così alta, l'attenzione alla prestazione è così alta, no? Sia da un punto di vista professionale, ma anche da un punto di vista sentimentale, c'è una richiesta di prestazione. E quindi oggi i ragazzi hanno paura di sbagliare, quindi raramente, cioè fanno fatica a prendere iniziative, per paura di sbagliare, quindi della critica, di mm-hmm. essere criticati. All'epoca, in quel periodo, c'era una libertà di sbagliare, di fare cazzate, di io mi ricordo il teatro d'avanguardia all'epoca, era ogni cantina a Roma c'era uno spettacolo teatrale, cioè c'era qualcuno che provava uno spettacolo teatrale, anche delle stronzate enormi, cioè proprio delle cose inenarrabili, però era un fermento, no? Che dava, come si dice, dava da dove questo fermento, probabilmente. Poi sono usciti, no? Mémé, Nanni, Basilicò, cioè è uscito, era una libertà, capito, di espressione, che oggi non c'è. Beh, certo che sei stato fortunato e anche bravo, probabilmente, anzi senza probabilmente, hai avuto due occasioni in pochi anni importanti. Sì, cioè, sono stato fortunato, no. Partire da Biella, andare a Roma, fare una scuola di recitazione, un'accademia, adesso non lo so, di arte drammatica, sì.
di recitazione e incontrare il numero uno per quanto riguarda un certo tipo di teatro che casualmente aveva bisogno di un ragazzo e casualmente tu gli andavi bene, insomma, buono, non è male. E cinque anni dopo ti ricapita la stessa fortuna con Pupi Avati. Insomma, no, diciamo, il fattore C ogni tanto serve. Sono stato fortunato, no? Sono stato fortunato. Diciamo che il provino con Memè Perlini non è che Memè faceva degli spettacoli che erano importanti le immagini. Certo. Quindi la recitazione per lui sì, era importante, però non era come se avessi fatto un provino con Strever, perché io poi feci un provino con Strever. E era un altro teatro, hai capito? Cioè quello era un teatro, d'immagine, un teatro d'avanguardia, insomma, no? Certo. Quindi la recitazione non era così fondamentale come lo è nel teatro classico. Però questo vuol dire che non ero capace. Però probabilmente la richiesta non era così altissima. Allora mi ricordo la prima, noi abbiamo debuttato a Salerno, al Teatro Verdi, un bellissimo teatro, e quando io sono entrato, fatto la scena così, poi sono uscito, quando sono uscito ho detto, ma l'avrò detto le battute? Cioè talmente ero emozionato che non mi sono neanche accorto, se ho detto le battute, non è che non me ne sono accorto, mi sono chiesto, ma le ho dette le battute? Cioè, hai capito? Insomma, fu un'esperienza bellissima quella con Memè, ma fu una delle più belle esperienze dal punto di vista umano, perché c'era veramente una visione diversa della vita, della società, dell'arte, non era irrigidimentata, non era, non era conservatrice. Beh, insomma, sei arrivato proprio nella parte finale di questa, insomma, di questo ciclo di teatro d'avanguardia. Però per fortuna sei riuscito a vederlo, insomma, a pizzicarlo in una qualche maniera. Anche per questioni di età, insomma, eri giovanissimo, proprio immagino, no? 18 anni avevi, passato giù a Roma. Hai fatto 3-4 anni di teatro sostanzialmente prima di esordire, anzi 5 anni prima di arrivare al cinema. Sì. 5 anni. 5 anni di teatro e riuscivi a, scusami se te lo dico, a campare di teatro o hai fatto qualcosa? Sì. Sì? È adesso che non campi di teatro, all'epoca campi. Cioè io poi dopo quello feci... andare a lavorare con il Teatro Popolare di Maurizio Scaparro, che poverino, sì, lui è morto adesso, col Teatro Popolare Scaparro, con Pino Micol, e feci Cyrano di Bergerac. Ah, ok. Con Pino Micol e Evelina Nazzari. No, lì facevi 150 giorni l'anno di lavoro, di tournée. Certo. E anche al minimo sindacale, tu tornavi a casa con dei soldi. Pagavi gli alberghi, pagavi i ristoranti e tornavi a casa con dei soldi, perché quando tu fai 150 giorni di lavoro sono tanti, certo, cosa che adesso non c'è più in teatro, adesso no, il massimo adesso negli ultimi 30 anni, perché già 20 anni fa, ti ripeto, io quando ho fatto del teatro non venivamo pagati e per cui a un certo punto ho anche interrotto perché non si poteva più andare avanti. Immagino oggi la situazione è inaccettabile, insomma, cioè non, oggi al massimo una tournée tu fai 30-40 giorni, sì. Allora lascia stare degli attori già formati, ma un ragazzo giovane che comincia, anche ha fatto l'accademia, però è sul palcoscenico che impari, e quando tu hai fatto 120 giorni lo stesso spettacolo, hai rubato, no, dagli altri attori, hai provato un sacco di esperienze sul palcoscenico, hai girato le strade, le città, ha imparato gli alberghi, ha imparato i ristoranti, ha imparato la vita dell'attore. Certo. Cioè tu facevi, durante l'inverno e la primavera facevi 120 giornate, poi ne facevi altre 30 con la tournée estiva. Adesso quando tu hai fatto 30-40, giornate, una commedia, lascia stare, perché il Teatro Popolare era un teatro, una compagnia importante, ma non era la compagnia dell'Argentina, dei teatri stabili, che sono quelli che sono più facilitati. Adesso
è tutto bloccato. Tanto è vero che sono 50 anni che non viene, non abbiamo una legge sul teatro. Sono sì, 50 sì. Anni. 50 anni che non c'è una legge sul teatro, per cui ogni anno c'è un decreto legge, no? E la riforma voluta da Franceschini, che ha fatto i teatri di produzione, cioè i grandi finanziamenti vengono dati a determinati teatri, quelli che producono. Quindi, ma sono, quindi quali sono? Sempre quelli che già hanno i soldi, cioè l'Argentina, lo Stabile di Torino, lo Stabile di Napoli, i vari stabili, no? Le varie città, Palermo, così. Le compagnie private, come era nel caso nostro del Teatro Stabile, o anche Mehmet Perlini, no? Era una compagnia privata, cioè avevano la possibilità, perché tu avevi un sacco di posti di dove andare, un sacco di piazze. Adesso questo cosa fanno? Roma produce 5 spettacoli, li scambia con Torino. Torino, quelli di Torino vengono a Roma, quelli di Roma vanno a Torino, quelli di Roma vanno a Napoli, Napoli vengono a Roma, cioè tra di loro se li scambiano. Questo ha tolto, no, al privato, nel senso quello che non è teatro stabile, ha tolto la possibilità di produrre, perché tu non hai più le piazze. Certo. Tieni presente che anche molti comuni che una volta facevano la stagione teatrale, adesso non la fanno più, con tutti i teatri che noi abbiamo meravigliosi, no, dell'Ottocento. Cioè, penso che ogni città ha il suo teatro. Com'è? Ogni città ha il suo teatro. Ma poi noi abbiamo tutti i teatri, noi soprattutto Emilia Romagna, Marche, anche la Lombardia, abbiamo dei teatri magnifici, piccolini, ogni paesino ha un teatro. Io sono stato adesso nelle Marche con Benedetta Boccoli a fare uno spettacolo e abbiamo fatto uno spettacolo in un paesino di 3.000 abitanti, non so quanti sono, c'è un teatro di 120 posti dall'Ottocento, di una bellezza, sai, con i palchi, no? Perché all'epoca il signorotto del paese, dato che la lirica nell'Ottocento era diventato un grande affare, costruiva il teatro. Ah. Ma è vero, costruiva per se stesso, ma lo costruiva anche per il pubblico, per la gente. Adesso, per esempio, nelle Marche hanno unito 70 teatri dell'Ottocento e hanno chiesto di diventare, bene dell'UNESCO, protetto dall'UNESCO. 70 teatri dell'Ottocento, lirici, piccolini. Quindi c'è una possibilità, è che le amministrazioni pubbliche dei paesi, dei vari comuni, cosa fanno? I soldi li spendono in altre cose. Una volta li spendevano li mettevano anche in una stagione teatrale. Certo. Io mi ricordo, facevo all'inizio della carriera, facevamo dei paesi, ma dal nord al sud, dalla Sicilia al Trentino, delle tournée assurde, veramente. Facevi delle grandi tournée. Quelle che... delle tournée enormi, tanto è vero che una volta gli attori chiamavano gli scavalcamontagne. Certo. No? Cioè, perché scavalcavi continuamente. E c'era, ma poi andavi in posti, mi ricordo una volta... questo era con Piera degli Esposti. Io feci Lunga Notte di Maria con Piera degli Esposti, con la regia di Werner Schröter. Werner Schröter era questo regista tedesco dello Sturm und Drang, quel gruppo di registi negli anni 70 uscirono: Wenders, Fassbinder, Herzog. Non so se ve li ricordate, Schlöndorff, no? Cioè, si chiamava Sturm und Drang. Fu un fenomeno registico, di cinematografico soprattutto, degli anni 70, no? E Werner Schröter era uno di questi. Lui aveva fatto Palermo, Oder Wolfsburg, non so se ve lo ricordate, il film. Lui lavorò molto in Italia. Comunque era questo, se hai guardato il computer, guarda, Werner Schröter. Antonio, vai tu? Sì. Tipo 3-4 anni fa, no 3-4 anni fa, un po' di più, io andai a Parigi con mia figlia e il Centre Pompidou gli aveva dedicato una rassegna. Un grande regista. E facemmo questa Lunga Notte di Medea di Corrado Alvaro, tratto dalla Medea classica di Euripide. Andavo a fare lo spettacolo in Basilicata, non mi ricordo più il cazzo, o il Calabria, non mi ricordo più dove eravamo.
E sai, la vita dell'attore qual è? Quando tu fai una sera sola, no? Poi fai lo spettacolo, prendi la macchina e vai magari all'albergo, ce l'hai nella città, no? Non so, Zara, che cazzo, non lo so. Allora, certo, arriviamo in questo paesone, no? E cosa fa? Quando gli attori, la compagnia arriva, mentre i tecnici stanno montando la scena in coso, arrivano gli attori, vanno al bar, prendono il caffè, due chiacchiere, due passeggiate, poi vanno in teatro e si preparano per lo spettacolo. Allora, arriviamo a sto paesone, entrambi, eravamo 4-5, insomma, e ce l'avevamo in uno spettacolo, un'attrice napoletana molto prosperosa, rossa di capelli, no? Mm-hmm. Entrambi in sto bar così, no? E mentre stavamo lì, a un certo punto si avvicina, prendiamo il caffè, si avvicina uno, un nanetto con la coppola in testa, mi si avvicina, poi non so perché a me. Scusi, dice, guardi, io sono un regista napoletano, sono un regista, no, dice, no, sono un regista professionale. Ah. Mm. Mi fa vedere quando ti vai a iscrivere all'Empas, no? Che ti danno regista. Ah, dice, ma quella rossa lì, dice, quella rossa lì è un'attrice. Di cos'è un'attrice? No, dice, perché io, pensa che cazzo, dice, perché io, dice, fondamentalmente sono un regista di film porno. Ah. Allora, ho costruito una struttura in cui l'attrice protagonista, adesso devo dirlo un po', può prenderne 4-5 insieme. Cazzo. E dice, quindi volevo parlare con questa qua, dico, ma tu sei matto, dico, volevo parlare con l'attrice, dice, perché mi sembra giusta per fare la protagonista. Ho detto, guarda, facciamo le cose, cioè, capito, capiti, trovi delle situazioni, questo era un paesone della Basilicata, non so dove era, insomma, sì. Hai capito, quindi trovi situazioni veramente che queste però ti formano, oltre che come attore. Sì, sì, assolutamente. Formano come persona, no? Cioè, certo, certo. Non lo so, quindi fu anche quella una bellissima esperienza. Beh, sei stato amici. Bravo ad andare a Roma, perché effettivamente un conto è fare una scuola di recitazione qui dove sono io, per esempio, che non porta da nessuna parte, un conto è farla a Roma e magari avere qualche riuscire a conoscere qualche aggancio, qualcuno che veramente ti può far lavorare. Ma perché effettivamente a Roma in quegli anni... Stavo dicendo, se fossi rimasto probabilmente in Piemonte, la carriera forse non sarebbe mai decollata, dico io, è un'ipotesi. No, non avrei mai fatto l'attore. Probabilmente non no. Avrei fatto il... non lo so, cioè quello che qualsiasi era... altra cosa. Sì, cioè quello che voleva mia madre era diventare... Cosa voleva mia madre? Ah, che diventassi... Guarda, sai, lì c'è la Biella è una... era un distretto laniero, no? Quindi questo diventare un dirigente di una di queste aziende, insomma. Sì, sì. Però io, cioè, le relazioni, io sono stato, diciamo che forse ho avuto anche forse un po' più di quello che, non lo so, però, perché quando io andai via da Biella, non andai via per fare l'attore così, andai perché volevo evadere dalla provincia. Certo. E andai con un mio amico, andammo ad Amsterdam, era un periodo insomma, dove le letture erano Urlo di Ginsberg, era insomma una protesta, c'era il periodo della protesta, quindi i viaggi in autostop, insomma questo era, insomma, era fondamentalmente era l'on the road, Jack Kerouac, no? C'era questa, insomma, era questa la visione che i giovani, che noi giovani almeno in quel periodo avevamo, no? Cioè c'erano le prime, insomma, fumavi la marijuana, insomma, erano quegli anni 70, erano quelli gli anni 70. E quindi andammo a fare questo viaggio, io e il mio amico in autostop fino ad Amsterdam, poi tornare, e poi andammo a Venezia. Andammo a Venezia e un nostro amico ci... ci diceva, ma andate da, insomma, andò a cazzo a dormire, c'era una lira, no? Cioè, avevamo fatto la raccolta che avevamo raccolto, in Svizzera ci eravamo fermati a raccogliere, a fare due soldi, a raccogliere le pesche, mi sembra, non mi ricordo più, in Svizzera, insomma, avevamo quattro, due soldi, però tornati in Italia, dicevamo, non c'avevamo più una lira, non sapevamo dove andare, però non volevamo tornare a casa.
e sono andati a Venezia da questo, e un nostro amico lì di Biella ci sarà mandato da questo mio amico che può ospitarli, e sono andati ospiti da questo qua. Allora sono stati lì un po', e poi lì questo qui lavorava per una casa editrice, per una casa editrice appena fondata, si chiamava Il Ruzzante. Mm-hmm. Una casa editrice fondata da all'epoca da De Michelis, il fratello aveva la Marsilio, Cibotto, che era questo scrittore che famoso che scrisse La piena del 51, l'alluvione del 51 del Po nel Polesine, e Tiziano Rizzo, che era questo traduttore di Catullo, no? Era un mm-hmm. E io andai lì a fare il guadagnarmi un po' di soldi a fare il fattorino, ragazzo di bottega, quindi andavo a portare in giro la cosa. Però questo, dato che loro cominciavano a dovevano stampare questi, come si chiama, questi primi libri, e uno dei primi era una serie di articoli che Goffredo Parise, questo scrittore veneto, no? Non so se aveva scritto da New York, no? e dal Giappone, mi sembra. E allora la fortuna era che quando loro andavano a incontrare Parise, cioè io portavano sto ragazzotto, no? La ragazza di bottega, e io ho avuto la fortuna di incontrare, ecco, la mia fortuna è stata quella, cioè di incontrare Parise, per esempio, no? Parise è un premio Strega, sono un grande scrittore vicentino, e lì per la prima volta vedere che il mondo non era solamente la marijuana, i viaggi in autostop, la cultura, oppure le fabbriche del distretto laniero di Biella, no? Mm. Filature, cose di questo genere, la partita di calcio, il bar, la provincia. Poi sempre loro hanno, mi capitò di andammo a casa di Zanzotto, il grande poeta, anche lui veneto, no? Di Pieve di Solivo, che è morto da poco. Poi ci fu, la cosa strana fu questa con Zanzotto, che Fellini stava girando il Casanova, no? Sì. Allora chiese a Nico Naldini, che era il cugino di Pasolini ed era l'ufficio stampa della PEA che produceva il film, chiese, anche Naldini è morto poco tempo fa, chiese un contatto con Andrea Zanzotto per avere dei dialoghi scritti da Andrea Zanzotto, non un veneto goldoniano, ma un veneto, diciamo così, arcaico. Mm-hmm. Allora, grazie a tutte queste cose qua, io conosco anche questo Nico Naldini, l'ufficio stampa della PEA e del film di Fellini. Quando vengo a Roma, perché io vado a Roma per seguire una ragazza di colore. Ah! Allora, questa è la verità, io vado a Roma perché un mio amico a Venezia, mentre ero a Venezia, rimorchia due ragazze di colore, molto belle, perché stavano facendo il Casanova di Comencini, sì. Mastroianni, non so se, perché sono usciti parallelamente più o meno allo stesso periodo, no, i film. Allora, conosco questa ragazza e mi dice, quando vuoi vieni a trovarmi a Roma, e io vado a trovarla a Roma, e quando sono arrivato a Roma, era novembre, mentre a Venezia pioveva, c'era umido, non c'era nessuno, a Roma a novembre faceva caldo. Ah. Allora io ho detto, ma che io non torno più a Venezia, io mi sono fermato per il clima, non tanto per la ragazza, che era una cosa così, insomma, diciamo, un'avventura, no? Sì, per il clima. Però quindi avevo questa conoscenza che era Nico Naldini, no? Quindi certo. Io con la faccia da culo sono andato, e lui mi prese a lavorare a fare sempre il fattorino nella sua come ufficio stampa, e lì ebbe il modo di conoscere Fellini. Cioè è stato tutto un sai come sono le relazioni, no? È stata una fortuna a Venezia di aver fatto il fattorino in questa casa editrice. Certo. Con la casa editrice veniva fuori. Certo, però poi avere anche un po' di faccia tosta, perché poi dice... Sì, anche sapersi buttare, insomma, no? Non è quello che dicevo, bravo, è quello che dicevo prima, cioè quello che non fanno i ragazzi oggi. Io sono stato educato, diciamo così, a ribellarmi, quindi quando ti ribelli vuol dire che non te ne frega nulla del giudizio.
no? Sì. Comunque si ribella, dice che me ne frega se tu mi dici questa cosa qua. E allora, niente, quindi andavo lì, chiedo delle cose, sono un ragazzo da solo a Roma, ho chiesto se avevano bisogno di lavorare, e ho detto sì, fai il facchino, all'epoca facchino, insomma il fattorino, portavi, non è come adesso che spedisci, quando devi portare le fotografie del film, mi ricordo, poi loro stavano facendo prova d'orchestra di Fellini, no, come ufficio stampa, quindi dovevi andare a Cinecittà a prendere fotografie, a Cinecittà a prendere, con c'era neanche la metropolitana, e poi le portavi alla produzione che stava ai Prati, cioè eri in giro continuamente, rispondeva, insomma fu una grande formazione, questa, certo. La fortuna vera è stata questa, cioè, perché io credo che la fortuna sono le relazioni. Ma tu, tra il 79 e l'84 avevi tentato di fare qualche provino? Ho fatto teatro, no, di cinema mai. Ah, cinema mai, no, ho capito. Sì, no, feci, no, trovai un agente e feci un incontro, c'era un regista bravo all'epoca di televisione, si chiamava Schiva Zappa. Era un regista cinematografico, ha fatto parecchi film anche con Johnny Dorelli. Sì, esatto, doveva fare un film tratto da Fenoglio, un libro di Fenoglio, come si chiamava, non mi ricordo più. Un attimo, Schiva Zappa. Guardare, c'è una cosa di Fenoglio, non vorrei sbagliarmi, Schiva Zappa o forse un altro. Allora, dunque, Schiva Zappa, ti dico la filmografia, così guardiamo se stiamo parlando di primi anni 80. Dunque, allora, nell'81 la Medea aveva fatto di Porta Medina una miniserie, L'Esclusa nell'80, un eroe del nostro tempo nell'82, nell'83 quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, e poi passa direttamente alla seconda metà degli anni 80. Ah, allora forse non era Schiva Zappa. No. Era un regista, però un regista tipo Schiva Zappa, non mi ricordo bene, ma secondo me era Schiva Zappa, forse non l'ha fatto poi. Probabilmente non l'ha fatto. Sì, sì, era Schiva Zappa. E ecco, forse l'unico provino che feci fu quello. Fece un incontro con Nanni Moretti. A Nanni Moretti, allora... non ricordo sempre, no, Nanni Moretti, io feci un altro con Aurelio Chiesa, che era un regista dell'epoca, e quando ti ricordi ti parlavo delle fotografie che costavano care? Certo. Allora, da Aurelio Chiesa, poi non me lo ricordavo, me l'ha raccontato lui dopo, quando ci siamo rivisti dopo anni, no? Io andai lì, sempre attore sconosciuto, prima di fare i film di Avati, e non avendo soldi, non mi ricordo se non avevo soldi, ma anche per protesta, c'è una fototessera. Guarda, c'è la fototessera. Perché? Perché non avevo più soldi per stampare le fotografie, non mi ricordo più adesso com'era, o per protesta così. Nanni Moretti, mi ricordo, era antipatico. Era scostante, cioè, poi abbiamo giocato a lungo a calcio assieme. A calcetto, perché lui è vero che tu facevi parte della nazionale. Nazionale attori non conto, però questa qua era il calcetto. Eravamo io, allora lui aveva la sua squadra. Nanni Moretti, dato che all'epoca lui aveva prodotto il primo film di Mazzacurati, sì, Notte Italiana, bravo, Notte Italiana, girato dalle mie parti proprio, tra l'altro, esatto. Allora Moretti voleva fare queste partite di calcio, di calcetto, e gli ha detto: Mazzacurati, fai una squadra anche tu. Io giocavo benino a pallone, e allora facciamo questa squadra, che eravamo Mazzacurati, Enzo Monteleone, no? Giuseppe Cederna, io, e poi ogni tanto veniva qualcun altro, tipo il fratello di Cederna che giocava bene così, e poi c'era Nanni Moretti dall'altra parte. Nanni Moretti faceva lui e quattro giocatori di calcio. Hai capito? Quindi perdevamo 11-3. Voleva vincere. Perdevamo 11-3, 7-1, 8-2. Allora una sera pioveva a dirotto, tra l'altro, ho detto: senti, mi sono rotto il cazzo di perdere, perché io giocando bene a pallone mi rompo il cazzo. Di vedere che Nanni Moretti, che non è capace di giocare a pallone, vinceva 8-2.
vinci 3-1, 2-0 e capisco, ma cioè, essere umiliato così, ha detto beh me ne vado via, ma mi sono rotto il cazzo, ho detto no, è possibile, no. Sai, mi ha detto lui, dice, ma perché vai via, non vedi com'è bello, sembriamo il Newcastle. Newcastle, questa squadra inglese, no? E che cazzo Newcastle, dicono Moretti, cominci a vincere sempre 8-2, 9-1, cioè non è piacevole, cioè lui voleva vincere sempre, quindi barava, noi eravamo tutti attori, registi, sceneggiatori, no? Monteleone, cioè sì, bravini, ma però lui si portava i giocatori, ragazzetti di 17-18 anni che correvano come dei pazzi e me ne sono andato, non sono più andato a giocare. Senti, allora intanto bisogna sì, Però era insomma beh vabbè, dimmi. Non era capace cioè perché dici vabbè sei forte e capisco, ma dato che non sei, cioè, non giochi giochi peggio di me, a me dà fastidio. Scusa, vabbè, tu non hai mai lavorato con Nanni? Con Nanni Moretti non hai mai lavorato tu, mai? Beh, meglio così, va. No, se mi chiama, ma però non sono il tipo suo. Ho capito. Cioè, non sono il tipo d'attore che piace a lui, capito? Oppure, se... No, io poi... No, devo perché dire... Perché devi dire così? Non è magari... una sciocchezza, perché quando proiettammo Seconda Primavera, al film di Calogero, fatto qualche anno fa, che ero il protagonista del film, lo proiettammo al nuovo Sacher da lui, facevamo una serata di inviti e lui mi fece un sacco di complimenti. Moretti mi fece un sacco di complimenti, sì. Era proprio, quindi ho detto una stupidaggine, insomma. È una questione che probabilmente non ha il personaggio giusto per te, probabilmente, sai, anche una questione, oppure non fai parte del suo entourage, diciamo, perché sai, tante volte si va anche per conoscenze, si chiama qualcuno che già conosci, che va col pilota automatico, sai, funziona sì, così il cinema, sì. Tu mi insegni, no? Molto spesso. Sì, esatto. Oh, a proposito di questo, parliamo, Antonio, direi di...